Vacanze familiari per Ilary Blasi e Bastian Muller. Dopo l'addio a Francesco Totti, a fianco della conduttrice romana c'è l'imprenditore tedesco, con cui ha dato inizio al nuovo anno a Bangkok. Inoltre, alcuni giorni fa, durante un viaggio d'amore a Parigi, Ilary ha voluto uscire allo scoperto pubblicando una foto con Muller, ufficializzando definitivamente la relazione. Adesso, i due hanno deciso di trascorrere un weekend sulla neve insieme alla famiglia e alle amiche della bella romana che pare proprio aver perso la testa per l'uomo d'affari tedesco. La conduttrice de L'Isola dei Famosi ha subito condiviso alcuni scatti della vacanza sul suo profilo Instagram, evitando scaltramente di mostrare il suo nuovo fidanzato. Tra pose seducenti nella neve e una cioccolata calda con la sorella Silvia, si pensava che Ilary avesse deciso di passare qualche giorno tra loro. Tuttavia, un suo compagno di comitiva ha postato una foto in cui è possibile vedere il tenebroso tedesco. Nella fotografia in questione, Bastian si sta godendo una birra insieme ai suoi compagni di viaggio circondato da meravigliose montagne. Procede, dunque, a gonfie vele la storia tra la 41enne romana e Muller. Nonostante la love story abbia ancora breve vita, i due sembrano fare proprio sul serio. La Blasi, infatti, avrebbe già presentato il suo nuovo compagno ai tre figli avuti con l'ex capitano Christian, Chanel e Isabel. In più, questi giorni insieme a Bastian e ai suoi affetti più cari sono l'ennesima dimostrazione di un nuovo inizio per Ilary, che ha decisamente voltato pagina. Chanel Totti è ormai una teenager e, come tutti gli adolescenti, è molto attiva sui social. Ogni giorno la 15enne condivide nuovi post sui suoi profili, conquistando sempre più followers.